Riprendono gli appuntamenti dell'Urbino Play Jazz, si inizia dal 19 giugno, sabato sera. Cosa ci aspetta in Piazza Rinascimento? Beh, allora, sabato innanzitutto iniziamo con netto anticipo rispetto agli anni scorsi, perché il festival è sempre stato nel primo fine settimana di agosto. Quest'anno, per aprirci agli studenti, abbiamo deciso di iniziare a giugno e appunto facendo con una proposta che andasse incontro anche un po' di più ai gusti dello studente, dei giovani, che giustamente avranno diritto a divertirsi dopo essere stati un pochino, diciamo, rinchiusi. Inizieremo con un appuntamento unico in Italia per il momento, quindi per noi è un onore grandissimo che tre artisti come Serena Brancale, Davide Sciorti e Enè abbiano deciso, dopo 3 anni, di riunirsi nuovamente qui a Urbino e dare vita a questo, loro l'hanno chiamato Italian Soul Summit, che 3 anni fa aprì a Robert Glasper, insomma. E quindi ci aspetterà una serata di New Soul, R&B, loro metteranno sul palco la loro cifra artistica, ma soprattutto sarà una cosa unica perché sono tre musicisti che si stanno divertendo a provare insieme e secondo me questa cosa arriverà al pubblico. Modalità d'accesso? Modalità di accesso, ripetiamo il format dello scorso anno e per questo ringraziamo assolutamente la città di Urbino che ha messo a disposizione questo magnifico posto che è Piazza Rinascimento, dove siamo adesso ora, e quindi ci sarà dei posti numerati, distanziati, ovviamente ognuno verrà accompagnato al posto e... Allora, si può prenotare anche prima, assolutamente, e come invece si può anche fare il biglietto all'ingresso e poi verranno accompagnati al posto con appunto le dovute distanze, diciamo, ecco. Un'anticipazione sulle prossime date, perché sarà un'estate ricca comunque. Sì, sarà un'estate ricca. Allora, innanzitutto dopo il 19 giugno ci spostiamo a Sant'Angelo in Vado e questa è per Urbino Place Jazz una prima volta. Ci eravamo andati con Jazz Around in passato e anche lì abbiamo degli ospiti fantastici, perché ci sarà Carmine Ioanna, fisarmonicista che noi abbiamo ospitato tanti anni, un amico di Urbino devo dire, adesso ha girato il mondo col Cirque du Soleil, poi è stato interrotto dalla pandemia ma riprenderà, un fisarmonicista talentuosissimo che veramente ha girato il mondo e ha suonato con tutti, insieme a lui Francesco Bearzatti, un nome che non ha bisogno di presentazioni, uno dei migliori sassofonisti jazz in Europa. E porteranno questo progetto che si chiama Carmine Ioanna Music Company, un quintetto dove spazieranno, diciamo, è un progetto di world music fondamentalmente. Dopo giugno, pausa, ci riposiamo, ci riprendiamo e arriviamo ad agosto. Agosto, grandissima sorpresa, perché avremo un padrino, un ambasciatore della musica qui a Urbino, Raffaele Gualazzi, che con il suo trio verrà oltretutto anche nominato presidente onorario dell'associazione Urbino Jazz Club, e quindi per noi questo sarà un grande onore, con la promessa che ci ha fatto anche ogni anno lui curerà un progetto e quindi potrà essere sia lui sul palco personalmente con degli ospiti, oppure addirittura portare lui degli ospiti e fare delle cose ad hoc solo per Urbino. Il giorno seguente verranno Stefano Bedetti, sempre qui in Piazza Rinascimento, ovviamente, Stefano Bedetti e Fabrizio Puglisi. Stefano Bedetti, anche qui parliamo veramente in questo momento di un sassofonista eccezionale, passato alcuni anni in America, ormai si è consolidato e in Europa anche lui sta diventando uno dei migliori. Insieme a lui Fabrizio Puglisi faranno un po' un excursus di tutte le epoche del jazz, e quindi sarà bellissimo con loro viaggiare attraverso questi vari momenti del jazz, varie epoche. Dopo di loro, lunedì per la prima volta collaboriamo con Fano Jazz Network e quindi ci sarà una puntata di Terre Sonore qui a Urbino con una madrina del jazz, diciamo, nel mondo, come Rita Marco Tulli, che parliamo di da Pat Metini a Pino Daniele, non lo so, ha suonato con tutti, oltre ad aver musicato e vinto anche il Davide Donatello, se non sbaglio, per aver musicato il film Basilicata Cost to Cost. Che male c'è se ti tradisco con un